non vogliamo avere fascisti all'interno delle nostre università, non vogliamo avere fascisti intorno a noi, perché la nostra è una repubblica antifascista. Ci siamo riuniti come opposizioni, ma soprattutto come forze giovanili antifasciste. Ci sono molte realtà universitarie, ma anche molte realtà di partito, e in particolare crediamo che questa piazza sia importante per rimarcare che in questo paese, un paese in cui il fascismo è stato sconfitto dalla storia, in cui per i fascisti non c'è più posto, non ci deve essere posto in quella che è la classe dirigente del futuro. Battere il fascismo nel 2024 è solo così, grazie alla piazza. E la piazza si grida no, no con decisione al fascismo. Questa è una chiara reazione, quella dei militanti di Casa Pound di qualche giorno fa, alla perdita di consensi che c'è stata alle elezioni europee, dove c'è stata una grande folla di antifascismo che ha deciso di andare alle urne, che ha deciso di combattere questa politica retrograda del governo Meloni. Il tema è quanto siamo sicuri. La destra parla sempre di sicurezza, ma pestare i ragazzini per strada è sempre solo militanti del fascismo. Noi dobbiamo lottare, lottiamo oggi e lotteremo sempre per della libertà, perché delle persone hanno perso la vita per noi e gli dobbiamo essere grati per sempre. Io sono nato nel 1939, adesso tocca a voi portare avanti la piena applicazione della Costituzione che è nata dalla Resistenza. Thank you.